Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Molte persone mi chiedono come sta andando l'economia italiana. Beh, rispondo rapidamente. È andato male, sta andando male in modo particolare alcuni settori: il settore trasporti, il settore industria pesante, il settore servizi non finanziari, cioè al di fuori del mondo bancario. I recenti eventi esogeni che si sono verificati nel triennio 2020-2022, la pandemia, lo shock delle materie prime, il conflitto russo-ucraino, eccetera, hanno determinato sui costi energetici e hanno impattato e stanno impattando in modo significativo sullo stato di salute del nostro sistema produttivo, con forti riflessi anche sull'evoluzione del rischio delle imprese italiane. In questo scenario, i dati sul rischio fotografano un peggioramento delle prospettive delle imprese, accentuato anche da altri fattori, che sono l'inflazione, l'aumento del costo del debito, la mancanza di concrete misure di sostegno, che aggravano la capacità di tenuta di un sistema già debilitato dal Covid. Mi fermo qui e commento la pillola di oggi, che sta facendo una fotografia delle imprese italiane e sta dicendo che nei sistemi di rating, che sono sistemi che servono a migliorare, diciamo, il giudizio delle imprese future, questa la teoria, in pratica servono a discriminare dando bocciature e premi. Ecco, secondo me quello che manca è proprio questo concetto. Cioè, il mondo finanziario, ma soprattutto il mondo politico, negli ultimi 10, 15, 20 anni è andato avanti con la politica dei rating bancari, dei giudizi sulle imprese, come se il sistema fosse fermo 10, 15 o 20 anni fa. Ma così non è. Cioè, è impossibile, o meglio, è errato da parte della politica fare finta che nulla sia successo. Applicare norme come la crisi d'impresa, parametri ESG, parametri di Basilea, restrizioni creditizie, come se nulla fosse successo in questi anni. Non fare delle deroghe, non capire la situazione e non dare, come ho scritto, concrete misure di aiuto alle imprese, significa non soltanto destinare le piccole e micro imprese italiane ad una situazione di enorme difficoltà, perché la realtà è che alcune imprese non riescono più a pagare le tasse, ma non perché nella leggenda dei soliti cretini gli imprenditori vanno in barca o roba del genere, no, perché non hanno i soldi, molto semplice, per cui o paghi i fornitori, o paghi le bollette, o paghi l'energia, o paghi i dipendenti, o paghi le tasse. E mi stupisco che la classe politica non stia dicendo niente in merito a questa questione. La prima questione da affrontare, la prima in assoluto, è difendere le piccole, medie e micro imprese italiane. Perché? Perché noi abbiamo un family business, quindi se perdiamo le imprese, perdiamo le famiglie e perdiamo centinaia di migliaia di lavoratori dipendenti legati a quelle imprese. Buona economia umanistica. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.